La Terra Santa, raccontata attraverso i colori di Alessandro Alghisi, è in mostra al Museo Diocesano. Il disegnatore bresciano illustra Gerusalemme e i luoghi delle Sacre Scritture. È una mostra molto importante proprio perché con questi acquerelli si fa un percorso in un territorio, una zona, un luogo che è carico di storia ma anche di fede, e quindi queste immagini diventano il modo attraverso il quale si vede affiorare, direi, alla memoria quel qualcosa che noi magari abbiamo sentito anche nel Vangelo e che qui è riportato con una freschezza, con una libertà che è quella tipica dell'acquerello e che l'artista riesce a far emergere nella sua prepotente bellezza. Perciò questa mostra è naturale che sia al Museo Diocesano, proprio perché propone un percorso, che è un percorso anche che si lega a una ricerca di fede e a una ricerca che trova la sua forza proprio nell'andare a cercare la fonte e andare a cercare il senso proprio anche attraverso i luoghi. All'inaugurazione, alla presenza del vescovo Luciano Monari, numerosi appassionati d'arte e semplici visitatori hanno ammirato le opere del maestro bresciano, frutto dei suoi viaggi nelle terre di Cristo. Molti di questi lavori sono confluiti nel libro Toccati da Gesù, scritto da Monsignor Vincenzo Peroni, edito dalla Fondazione San Francesco di Sales. Allora, io ho intitolato la mostra Gerusalemme. La gran parte degli acquarelli sono stati fatti là. È una città, come si dice, diversa da tutte le altre. Lì si sente molto forte la presenza delle tre religioni monoteiste, e quindi diciamo il leitmotiv dell'esposizione ha riguardato in particolare quei posti. Posso dire che gli episodi più significativi sono quelli che capitano a un disegnatore di taccuini di viaggio come me quando ci si accomoda o si sta anche in piedi e si comincia a ritrarre questi luoghi. E allora in pochissimo tempo, fossi anche nel deserto, si raccoglie attorno a me un capannello di persone che guardano, che osservano, che commentano, ed è bello vedere che individui che in questi posti spesso non si rivolgono neanche la parola, attorno alla magia, non voglio dire mia, ma del disegno e forse dell'arte, si riuniscono. E questo forse potrebbe essere il buon messaggio di fondo di un'esposizione come questa. La mostra resta aperta fino al 31 gennaio.